Stanco delle lunghe attese e delle code interminabili? Europoste? Servizi integrati? In via Montefusco 13, alle spalle delle poste centrali, a Cava dei Tirreni. Il cuore dei cittadini cavesi, seppur la giornata si sta svolgendo in maniera diversa dal solito, quest'oggi è pervaso dal profondo sentimento che lega dal 1656 la città al Santissimo Sacramento. La 364esima edizione dei festeggiamenti, che a tempi del Covid-19 sono stati concentrati nella sola giornata di oggi, è principiata alle 11 con la Santa Messa dal Castello, officiata dall'arcivescovo della diocesi Amalfi Cava dei Tirreni, Monsignor Orazio Soricelli. Nel corso della sua omelia, il vescovo esortato i cavesi a trarre un insegnamento dalla pandemia, trasformando la crisi in opportunità e dando più spazio alla vita spirituale. Quest'anno un festeggiamento ridotto per causa della pandemia, ma questo non vuol dire che viene meno la fede, anzi dicevo che sarà purificata anche questa fede dai contorni estenti, talvolta rumorosi e chiassosi, per cogliere la spiritualità, l'incontro con il Cristo. Il mio augurio è che tutti quanti i cavesi oggi comunque possano festeggiare e prendendo la lezione anche l'insegnamento da questa pandemia, a riscoprire gli affetti familiari, a riscoprire anche la preghiera, la fede, la solidarietà, la fratellanza, questi valori che sono stati riscoperti proprio in questi giorni di pandemia. Alla Santa Messa ha partecipato una piccola rappresentanza delle associazioni folcloristiche metelliane. Poco dopo mezzogiorno poi c'è stata un'unica batteria di sparo, con 44 trombonieri che, posizionati intorno al castello, in segno di giubilo, hanno esploso i tradizionali colpi che hanno riecheggiato per l'intera valle. I festeggiamenti proseguiranno questa sera alle 20:30 con l'adorazione eucaristica, che si svolgerà senza la presenza di pubblico, nella cappella del castello, a cui farà seguito la solenne benedizione impartita da Monsignor Orazio Soricelli dai torrioni dell'antico maniero. Sarà possibile seguire tutto in diretta su RTC Quarta Rete.